Rule of the dog sound. Stiamo per fare gli spaghetti del vagabondo, maestro. Il cameo lo fai tu con me che mangia lo spaghetto in due così? Chuck, si gira il film a casa nostra con Lello, no? Dovremmo trovare un modo per chiamare questa serie. Non abbiamo ancora dato un nome. Perché ci... Sul divano... mi piacerebbe, eh? Piatti stellari. Perché comunque si parla di stelle del cinema. No? Bentornati nella cucina di Chef in Camicia, ragazzi. Per la serie, i piatti nei film o nei cartoni animati come oggi, se io vi dico spaghetti, pomodoro, della carne per fare delle polpettine, se vi parlo di due cani, Lily e il vagabondo, ragazzi. Ha fatto la storia perché ha, se non sbaglio, una settantina di anni. E qual è la scena meravigliosa, la scena capolavoro del film? Questo retro di un ristorante italiano a Parigi in cui c'è questo meraviglioso chef che esce a suonare una serenata a questi due cagnolini innamorati. Come fa la canzone? No, non la so cantare, scusatemi. Oh, per... Vengo io di là e voi di qua. Cosa succede? Si fanno questo spaghetto che probabilmente è un avanzo che viene dato a loro, che sono due cagnolini innamorati, vagabondi. Quindi c'è la scena di loro che hanno lo spaghetto, lo stesso spaghetto in bocca, finché non si incontrano, si sbaciucchiano. Poi c'è lui che è rimasta solo una polpetta nel piatto, gliela avvicina col muso, quindi veramente galanteria e romantica. Vabbè, non perdiamoci in queste cose. Lo prepariamo. Spaghetti, carne trita di manzo, passata di pomodoro, cipolla, uovo, un pochino di pane da ammollare nel latte per rendere le polpette morbide. Un po' di peperoncino perché quando c'è amore ci deve essere anche un po' di piccantezza. Parmigiano sia per le polpette che per la pasta, un filo d'olio, basilico. Basilico fresco. Prendiamo una cipollina, la tagliamo in due e facciamo un leggero trito di cipolla bianca. Sarà la base del nostro sughetto di pomodoro. Quindi iniziamo a fare dei tocchettini molto molto leggeri. Ok, voilà. A parlare il francese. Facciamo questo leggero tritino. Olio d'oliva. Lo mettiamo qua in padella. Voilà. E tuffiamo la cipolla nell'olio. È un piatto estremamente raffinato, a prova di serata romantica. Garantisco io. Facciamo un pochino rosolare intanto qua. Alziamo un pochino il fuoco. Un po' di salino. Adesso, per dare la giusta piccantezza anche al nostro fondo, peperoncino. Per velocizzare la cottura della cipolla, prendiamo un po' di acqua di cottura e sfumiamo. Ci buttiamo dentro anche un gambo di basilico. Via, adatto, e via, passata. Il sugo adesso lo facciamo andare veramente, veramente, veramente piano, ma piano, eh? Con una dolcezza con la quale neanche Biagio avrebbe guardato la sua Lilli. Mentre va questo meraviglioso sughettino, ci buttiamo sulle polpette, ragazzi. Carne di manzo, pizzico de sale, ovetto, solo il bianco, questa la teniamo per una frittatina, parmigian, abbondante parmigian, prendiamo questo latte, prendiamo questo pane meraviglioso, li togliamo un po' di bordi che non ci interessano e la buttiamo dentro. Una volta che il pane è stato ben intinto, lo strizziamo e mettiamo qua dentro. Prendiamo un po' di foglie di basilico e le tritiamo. E ora, raga, una cosa devo fare, solo una, con le mani. Ci mettiamo qua, facciamo una polpettina più o meno di queste dimensioni. Io non la voglio far troppo grande, ragazzi. Massimo di questa grandezza. Prendiamo e buttiamo direttamente qua dentro. Saliamo leggermente l'acqua. Per due cagnolini affamati, quanta ne facciamo? 200 grammi, dai, va bene. Andiamo. Voilà. Qua intanto facciamo andare il sugo. Piano piano, iniziamo a alzare un pochino anche la fiamma. Molto bene, il nostro sughetto sta andando. Copriamo con il coperchio e alziamo bene la fiamma e facciamo andare per un bel 3 minuti. Belli sostenuti adesso. Tanto la nostra pasta cuoce e appena sarà cotta li tuffiamo nel sugo. Quindi ci vediamo tra 2-3 minuti. Chi è? Oh, Nina, il mio cane, che forse vedrete presto anche in un nuovo format qua su YouTube. Nera, cattiva. State molto attenti che presto su questi schermi la conoscerete.
Bene ragazzi, la pasta è pressoché cotta, io li faccio sempre fare almeno gli ultimi 2 minuti di cottura qui dentro. Quindi prendiamo e scoliamo spaghettone, voilà! Aggiungiamo un pochino di acqua di cottura. Ragazzi, è una meraviglia, è meravigliosa! Guardate che polpettina, guardate che bella! Mantechiamo con, fuori dal fuoco, è tutto spento qua adesso, un po' d'olietto d'oliva, un po' di parmigianetto, così sulla pentola non troppo, andiamo ancora una bella giratina, prendiamo la pasta, polpettina, cucchiaio, mettiamo un po' di sugo di pomodoro, lo mettiamo qua in giro per il piatto, un goccino d'olio, una giratina di parmigian e per finire in bellezza basilico, la mettiamo qua ragazzi, e lo spaghetto lì del vagabondo è pronto. Pazzesco. Questi due cagnolini apprezzeranno. Ecco qua, il migliore spaghetti della città. Ragazzi, il momento migliore è arrivato, l'assaggio. Quindi spaghetto e inforchiamo anche una polpettina. Bello piccantino, buono vero. Ragazzi, non c'è più niente da dire, qua è solo da mangiare. Io però voglio mettere seduto di là in salotto, quindi vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo alla prossima. E se avete altri cartoni animati, ci sono piatti celebri, fatemelo sapere e io li rifarò per voi. Ricordate di seguire la pagina, iscrivervi, attivare la campanella delle notifiche e commentare qua sotto. Tanti like per me, che me li merito tutti. Dolce sognare, adios!